Grazie. Allora, buongiorno a tutti e naturalmente ringrazio, sono io a ringraziare il professor Ampolo e tutto il gruppo del laboratorio Lila e della dottoressa Santoni e naturalmente anche Antonella Russo per il suo sostegno, per avermi dato la possibilità insomma di partecipare a questo bel progetto sulle scritture, su questo portale delle scritture del Mediterraneo. E naturalmente sono contenta che ci sia una sezione sulla Sudarabico antico, appunto in un portale che riguarda appunto il mondo della scrittura nell'area del Mediterraneo e quindi oggi diciamo parlerò del significato, dell'importanza della scrittura in Arabia meridionale e diciamo, dei documenti trovati appunto nell'Arabia del Sud e guardando un po' diciamo, le pagine di questa sezione dedicata al Sud Arabico, quindi come avevo immaginato, insomma, come immaginato diciamo, questa sezione per poter appunto descrivere un po' la cultura sudarabica e il suo approccio diciamo, alla scrittura. Quindi, come dicevo, geograficamente non siamo proprio insomma, in una regione che confina col Mediterraneo, perché la cultura sudarabica si sviluppa nel moderno Yemen, quindi che appunto si trova diciamo, lungo nella parte meridionale della penisola araba. E la cultura sudarabica si sviluppa quindi all'inizio diciamo, del primo millennio a.C. Questi diciamo, i regni sudarabici nascono intorno diciamo, appunto al IX secolo a.C. ed è una cultura che però arriva fino a qualche decennio prima insomma, dell'arrivo dell'Islam, fino insomma, alla metà del VI secolo d.C. Quindi è diciamo, una cultura che dura molti secoli e che naturalmente nel corso diciamo, di questi secoli ha però, diciamo, nonostante la sua posizione marginale diciamo, nell'area del Vicino Oriente, dei contatti anche con l'esterno e questi contatti si hanno anche diciamo, con la parte appunto del Mediterraneo, quindi con l'area greco-romana, quindi in particolare per esempio iscrizioni sudarabiche, quindi ora qui purtroppo c'è una regione che è molto densa insomma, di toponimi, quindi da questo effetto, però diciamo che iscrizioni sudarabiche si trovano quindi essenzialmente nell'area appunto dello Yemen, ma si hanno diciamo, iscrizioni che provengono anche dal moderno Oman, che è quindi questa diciamo, parte, diciamo, lo stato che confina ad est con lo Yemen, in particolare appunto dal sito di Corrori, che si trova però un po' al confine. Iscrizioni però diciamo, sudarabiche vengono anche dall'Etiopia, quindi diciamo, dall'altra parte del Mar Rosso, perché comunque i sudarabici, diciamo, soprattutto all'inizio diciamo, quindi all'inizio del primo millennio a.C., attraversarono il Mar Rosso e fondarono delle colonie diciamo, nella regione etiopica, quindi abbiamo iscrizioni sudarabiche che vengono anche da questo posto e poi iscrizioni sudarabiche sono state trovate anche in Arabia Saudita. Ci sono delle città in Arabia Saudita che già nell'antichità diciamo, erano parte diciamo, della cultura sudarabica e in particolare diciamo, lungo la zona del confine, ma anche oasi di questo paese che pur non facendo parte diciamo, della cultura sudarabica hanno lasciato appunto delle iscrizioni. Qui ve ne ho segnate due, che sono l'oasi di Qaryat al-Faw e l'oasi di Alula, quindi queste Queste città, diciamo, si trovavano lungo la rotta carovaniera che diciamo, portava dall'Arabia meridionale fino al Mediterraneo, quindi fino al porto del Mediterraneo, quindi fino a Gaza, e i sudarabici naturalmente sono famosi, diciamo, nelle fonti classiche per essere, diciamo, dei commercianti e per essere il paese produttore, diciamo, dell'incenso e delle sostanze aromatiche, e quindi alcune tribù, diciamo, sudarabiche specializzate, diciamo, nel commercio percorrevano, diciamo, le distanze appunto infinite dell'Arabia, costeggiando la catena montuosa dello Hijaz fino al nord, portando appunto diciamo, queste sostanze fino al Mediterraneo. Quindi il Mediterraneo in qualche modo già dall'inizio, diciamo, della storia dell'Arabia del Sud è diciamo, comunque collegato, diciamo, a una relazione, insomma, con l'Arabia meridionale. A maggior ragione più tardi, quindi in epoca comunque ellenistica e poi, diciamo, in epoca romana, i contatti con il Mediterraneo si fanno più frequenti, però questa volta non per via, diciamo, di terra, ma per via marittima, perché diciamo, il commercio viene a quel punto, diciamo, con Roma che conquista l'Egitto, viene fatto soprattutto attraverso, diciamo, quindi il Mar Rosso, e quindi lo Yemen assorbe, diciamo, comunque delle influenze che provengono appunto da questi contatti, che sono visibili, diciamo, sia diciamo, nelle iscrizioni, ma soprattutto dal punto di vista artistico, quindi negli oggetti d'arte. Per esempio vi faccio dalla lista, diciamo, dei luoghi che rimandano alle iscrizioni, vi faccio vedere un esempio di iscrizione sudarabica che viene diciamo, dall'oasi di Qaryat al-Faw, quindi che si trova appunto oggi in Arabia Saudita. Quindi se appunto scorrendo avete la lista dei luoghi con il link alle iscrizioni, e questa per esempio è una placchetta in bronzo con testo appunto sudarabico che viene da questa città, che doveva essere nell'antichità un po' come, diciamo, le città che ci ha descritto appunto Colin, perché si parlavano, diciamo, almeno 3 lingue diverse a Qaryat al-Faw, e si scrive, diciamo, in questo caso in sudarabico, con delle influenze comunque diciamo dal punto di vista linguistico, che vengono invece da altre lingue, cioè dalle lingue, diciamo, appartenenti diciamo, al nord arabico, quindi alla regione, diciamo non alla famiglia del sudarabico. Quindi questa, diciamo, è un'iscrizione in scrittura sudarabica in lingua minea, che testimonia la presenza appunto di queste popolazioni, di queste genti minee, che erano lì per ragioni commerciali. Ancora iscrizioni sudarabiche però provengono anche dall'Egitto. Ora non ne abbiamo molte, ma abbiamo per esempio una iscrizione che è questa, e che è diciamo, un'iscrizione minea incisa su un sarcofago, e che quindi commemora la morte di un commerciante mineo in Egitto, e un mineo che commerciava quindi queste sostanze per i templi egiziani. E anche questa, diciamo, è interessante proprio anche dal punto di vista linguistico, perché presenta molti diciamo, nomi che rimandano all'egiziano. E infine vi vorrei far vedere anche un'iscrizione che viene invece dal Mediterraneo, perché viene dall'isola di Delos, ed è questa, che è iscritta su un altare, quindi c'è anche il testo greco, quindi testo greco e testo sudarabico, ancora una volta. Quindi siamo, diciamo, qui negli ultimi secoli del primo millennio a.C., e quindi Ugmineo fa una dedica al suo dio, quindi nell'isola, appunto, in quest'isola del Mediterraneo. Per cui, diciamo, i sudarabici si muovono soprattutto appunto nella fase, diciamo, antica di questa cultura, e lasciano iscrizioni anche al di fuori diciamo, dell'Arabia meridionale. Va bene, direi questo punto di farvi vedere diciamo, qualche esempio che riguarda quindi oggi si parla diciamo, essenzialmente di scrittura, per cui in Arabia Meridionale intanto va detto che si parlano almeno quattro lingue diciamo, diverse che quindi sono lingue che fanno parte della stessa famiglia ma che hanno diciamo, delle caratteristiche comunque che le distinguono e quindi c'è una notevole varietà linguistica ma i sudarabici hanno un unico sistema di scrittura e che sviluppa due tipi diciamo, di alfabeti diversi che si distinguono diciamo, sia per l'alfabeto stesso, quindi per la grafia, ma anche per l'uso che se ne fa di questi, appunto, di questi testi e per il supporto. E qui quindi avete le pagine relative quindi all'alfabeto cosiddetto monumentale e all'alfabeto minuscolo. Partendo forse sempre dalla mappa dei luoghi riesco a darvi appunto allora un po' di esempi li abbiamo già visti, ma comunque questo diciamo, è un esempio appunto di iscrizione in alfabeto monumentale. Diciamo, questo tipo di scrittura viene tramandata col nome di musnad dai tradizionisti arabo-islamici e è una scrittura quindi, come vedete, è molto geometrica, regolare, in cui i segni sono separati e anche le parole sono separate da un'asta verticale. Quindi è diciamo, una scrittura usata soprattutto per, diciamo, su supporti destinati a durare, quindi essenzialmente la pietra, il bronzo, eccetera, poi vedremo diciamo, più in dettaglio, e per usi diciamo, ufficiali, cioè il testo deve essere visto diciamo, appunto dalla popolazione, non per forza compreso forse, ma sicuramente deve essere quindi visto. E la stragrande maggioranza dei documenti sudarabici che oggi arrivano a circa 12.000 iscrizioni, quindi diciamo, al di là forse dell'ambito mesopotamico, ma è comunque il corpus diciamo, più numeroso appunto del Vicino Oriente e quindi la stragrande maggioranza appunto di questi diciamo, dei testi sudarabici sono in scrittura monumentale. Accanto alla scrittura monumentale esiste però anche un altro tipo di scrittura che è la scrittura in minuscolo, cosiddetta minuscola, o corsivo, anche se il corsivo diciamo, non viene diciamo, troppo diciamo, utilizzato come definizione perché presuppone diciamo, una scrittura a tratto continuo, ma qui le lettere diciamo, sono comunque separate tra di loro e come vedete è una scrittura che si trova su invece bastoncini di legno o steli di palma e da un uso invece di tipo più privato, è sempre diciamo, una scrittura a fini comunicativi ma diciamo con un uso privato perché regola delle transazioni diciamo appunto tra privati, dei contratti tra privati e oppure quindi è usata per la corrispondenza. È anche una scrittura diciamo, che si usa per i documenti di archivio perché sappiamo diciamo, da alcuni testi scritti in monumentale che una copia delle iscrizioni monumentali veniva anche scritta in minuscolo e conservata negli archivi diciamo, diciamo del tempio o del regali. E, attualmente diciamo, sono stati pubblicati circa 250 di questi bastoncini e però centinaia di altri bastoncini sono conservati nei musei dello Yemen ma anche nelle alcune biblioteche europee, per esempio la biblioteca di Monaco o la biblioteca dell'Università di Leide Quindi, ed è, diciamo, una materia nuova anche per, diciamo, per gli stessi sudarabisti e che naturalmente ci è utile anche per una ricostruzione linguistica, quindi sia dal punto di vista della grammatica che del lessico, perché è un linguaggio comunque, diciamo, diverso, che quindi arricchisce le nostre conoscenze del sudarabico antico. Detto questo, vi farei vedere invece allora, naturalmente i sudarabici, diciamo, queste 12.000 iscrizioni sudarabiche più i bastoncini sono iscritte quindi su una varietà notevole di supporti e di materiali, quindi ho ritenuto, diciamo, opportuno anche fare una sezione dedicata appunto al supporto e anche alle tecniche. Quindi innanzitutto, diciamo, dal punto di vista del supporto, la pietra è il materiale più usato e soprattutto per diciamo, i testi di tipo monumentale. Andando, diciamo, nella galleria fotografica, forse vi posso dare degli esempi via via, appunto, che vi illustro i materiali. Quindi la pietra, appunto, dicevo, è il materiale più usato per testi diciamo, iscritti su grosse lastre, che, diciamo, blocchi di pietra che venivano inseriti nelle strutture, diciamo, quindi sia delle città, delle mura delle città, che dei templi o delle strutture di irrigazione. E l'iscrizione è diciamo, collegata al suo contesto archeologico in questo caso, perché comunque parla, diciamo, nella maggior parte dei casi della costruzione delle stesse strutture, quindi su cui il testo si trova. Ma la pietra è anche, diciamo, utilizzata per... Diciamo, la pietra è anche la roccia naturale, perché diciamo, in Arabia meridionale sono state scritte, diciamo, anche importanti iscrizioni, tra l'altro, sulla roccia, di cui qua, appunto, avete un esempio, e da qui si vede anche come il testo si adatti molto appunto, alla roccia stessa, come in questo caso, dove i monogrammi scritti, diciamo, più, diciamo, dimensioni maggiori rispetto al testo, quindi si sono adattati, diciamo, appunto, alla formazione della roccia. E sulla roccia i sudarabici lasciano delle iscrizioni soprattutto commemorative, quindi, diciamo, che celebrano il passaggio, diciamo, di un esercito, la vittoria di un re, diciamo, appunto, sui suoi nemici. E però sulla roccia ci sono anche centinaia di graffiti, quindi diciamo, per graffiti lo intendiamo essenzialmente diciamo, una iscrizione che si allontana come grafia, diciamo, da quella formalizzata, dalla grafia, diciamo, monumentale, e che è lasciata in genere invece diciamo, da una persona singola, che non ha fini né celebrativi né forse nemmeno comunicativi, e quindi, diciamo, un pastore che segue le sue greggi lascia, diciamo, un graffito appunto su una pietra, e se ne hanno, diciamo, anche diciamo, di questi graffiti centinaia di esempi. Quindi la pietra, poi, diciamo, la pietra pregiata, per esempio l'alabastro, è anche molto utilizzato per, invece, quindi al di là delle iscrizioni monumentali, per realizzare dei manufatti, quindi in questo caso di tipo funerario, e quindi stele, per esempio, diciamo stele anche, in questo caso, appunto, si tratta di una stele funeraria, ma ci sono anche, appunto, le stele dedicatorie che venivano affisse nel tempo. E quindi l'alabastro, a seconda poi delle regioni dello Yemen, dove magari, appunto, era più disponibile, è un materiale molto usato. E i sudarabici hanno anche lasciato, diciamo, una notevole quantità di manufatti in bronzo. E quindi questo, diciamo, è interessante, diciamo, sul bronzo, quindi diciamo, vengono scritte, diciamo, delle iscrizioni fondamentalmente dedicatorie, e Questi due esempi che vi do, per esempio la placchetta, una placchetta diciamo, con questa iscrizione che sembra diciamo, all'effetto del rilievo, e invece una statuina come questa con iscrizione invece incisa. Dal punto di vista diciamo, della tecnica di incisione delle iscrizioni sudarabiche, di scrittura delle iscrizioni sudarabiche, l'incisione è diciamo, naturalmente la tecnica più utilizzata. E però diciamo, per quanto riguarda il bronzo si hanno appunto questi due tipi di tecnica, una che è, diciamo, si utilizza nel caso della fusione con, diciamo, a cera perduta, con, creando diciamo, praticamente il testo sudarabico con, sul modello di cera con, appunto, che dà poi diciamo, l'effetto appunto, del rilievo, quindi in questo caso naturalmente è assicurata la contemporaneità dell'iscrizione con l'oggetto stesso. E nel caso invece della incisione che è rappresentata appunto da questa statuina di asino, non si può assicurare diciamo appunto la contemporaneità, perché l'incisione avviene quando l'oggetto appunto è terminato, quindi dopo la lisciatura con appunto il bulino avviene l'incisione del testo stesso, che può essere per esempio in questo caso può avere un cosiddetto diciamo una scrittura a doppio tratto, in cui praticamente diciamo, la lettera è appunto rappresentata da due linee parallele. Quindi ci sono diciamo, diverse tecniche anche dal punto di vista proprio del tratto diciamo, di incisione. E infine per il rilievo vi farei vedere invece una iscrizione come questa. Allora, anche le iscrizioni su pietra diciamo, vengono scritte in rilievo. È una tecnica che è più simile al nostro champlevé, perché consiste praticamente nello sbozzare intorno al carattere diciamo, la pietra, in modo da far emergere appunto la lettera stessa, ed è una tecnica che è tipica diciamo, della fase, soprattutto dell'ultima fase cronologica diciamo, dei documenti sudarabici, quindi diciamo, inizia a diventare più frequente dopo l'era diciamo durante l'era cristiana, ma diciamo, gli ultimi 2 secoli appunto della storia sudarabica le iscrizioni, come in questo caso, sono scritte esclusivamente diciamo, in questo modo. Dal punto di vista invece diciamo, due parole vorrei anche appunto dirle dal punto di vista della funzione appunto diciamo, degli oggetti e in questo caso dei manufatti. Abbiamo detto che le iscrizioni quindi monumentali, quelle incise sulle grandi diciamo, lastre, diciamo, hanno appunto una finalità diciamo, ufficiale, e quindi vengono inserite nei contesti diciamo, di costruzione e nelle grandi strutture. Per quanto riguarda invece i manufatti sudarabici, si hanno diciamo, essenzialmente tre contesti diciamo, di impiego: uno che è più votivo, legato comunque alla sfera diciamo, religiosa, come in questo caso, quindi, o anche diciamo, legata agli arredi di culto comunque utilizzati nel tempio, eccetera. Poi c'è diciamo, un contesto più di tipo funerario, che appunto era rappresentato dalle stele, soprattutto funerarie, come per esempio questa, e con il nome del defunto, diciamo, e incisa appunto in questo caso sul lato superiore, di solito è appunto sul lato inferiore, e poi un contesto domestico, quindi c'è tutta una serie di suppellettili, diciamo, di vasellame, iscritto, che quindi veniva appunto utilizzato in contesti di questo tipo. Quindi sono appunto essenzialmente questi tre contesti, quelli diciamo, su cui si trovano appunto le iscrizioni sudarabiche, che però qui vi avevo messo anche un esempio diciamo, di moneta, perché naturalmente anche le monete insomma, sono iscritte, quindi con, diciamo, con simboli e con monogrammi, appunto simboli diciamo, divini e monogrammi regali essenzialmente. Allora, andrei adesso diciamo, a vedere più da vicino gli alfabeti sudarabici, e lo farei dall'elenco dei simboli. E qui Allora, questa tabella, diciamo, rappresenta appunto l'alfabeto sudarabico suddiviso, diciamo, in grossi periodi storici, ed è compilata sulla base, insomma, di una tabella fatta da questo studioso tedesco che si chiama Peter Stein, ed è utile, diciamo, per vari motivi. Allora, intanto da qui vedete come, quindi accanto alla trascrizione in caratteri latini, abbiamo i due alfabeti, quindi l'alfabeto monumentale e l'alfabeto minuscolo, e quindi appunto nelle loro poi evoluzioni. Intanto perché voi appunto potete avere un'idea, insomma, anche della formazione e dell'origine dell'alfabeto, vi ho appunto creato, diciamo, una pagina apposta che, diciamo, affronta questo argomento. Essenzialmente, quindi, l'alfabeto, diciamo, sudarabico si compone di 29 caratteri, e questo, diciamo, questa tabella dà l'idea, insomma, del fatto che comunque sono tante lettere, perché quindi, diciamo, 29 caratteri significa un carattere in più, diciamo, dell'alfabeto arabo, 7 in più di quello fenicio, e quindi l'alfabeto sudarabico appartiene, diciamo, alla tradizione alfabetica araba o del semitico meridionale, quindi si distingue, diciamo, dall'altra grande tradizione alfabetica del Vicino Oriente, che è quella fenicio-aramaica, e quindi naturalmente diciamo, sia sull'origine dell'alfabeto sudarabico diciamo, no, della tradizione araba, che del rapporto, diciamo, appunto tra l'alfabeto sudarabico e gli altri alfabeti della tradizione appunto della tradizione araba, è ancora in corso, insomma, un dibattito, insomma, diciamo, all'interno della comunità scientifica. Essenzialmente, diciamo, è interessante che naturalmente l'alfabeto diciamo, si formalizza quindi nel Vicino Oriente, in pieno secondo millennio a.C., nell'area, diciamo, siro-levantina, no? E per quanto riguarda l'alfabeto arabo, quindi alla cui tradizione appartiene l'alfabeto sudarabico, le prime, diciamo, testimonianze scritte sono proprio quelle, diciamo, dell'Arabia meridionale, perché alcuni bastoncini sono stati datati, diciamo, attraverso il carbonio 14 all'11° secolo a.C., e naturalmente diciamo, sono ancora pochi i dati, però ormai, diciamo, si riesce ad andare anche oltre, diciamo, il primo millennio a.C., mentre le iscrizioni, diciamo, in grafia monumentale si formalizzano soltanto, diciamo, intorno al IX-VIII secolo, a parte alcuni caratteri diciamo, su cocci, eccetera, che possono forse andare più indietro nel tempo. Quindi, allora, da questa tabella, oltre quindi al numero dei caratteri, questa tabella è ordinata secondo, diciamo, l'ordine alfabetico del sudarabico, e quindi si vede come, diciamo, l'ordine alfabetico è diverso, diciamo, da quello nostro, e quindi perché inizia appunto con la H, e ciò significa che la tradizione araba quindi aveva un ordine appunto alfabetico differente, che poi si ritrova anche in etiopico, perché anche l'alfabeto etiopico, diciamo, deriva, diciamo, da quello sudarabico, e quindi naturalmente diciamo, questo è interessante perché ci sono quindi due tradizioni, diciamo, alfabetiche nel Vicino Oriente, con anche due ordini quindi diversi. E diciamo, l'ordine alfabetico sudarabico adesso è stato trovato, è stato ricostruito sulla base di alcune, diciamo, pietre trovate in un determinato ordine all'interno, diciamo, di vari luoghi dell'Arabia meridionale. Attualmente poi ci sono anche molti abbecedari scritti su bastoncini di legno, che quindi ci danno l'idea dell'ordine. Ma la cosa interessante è che ci sono due documenti che provengono dall'area appunto siro-palestinese e che sono scritti diciamo, in cuneiforme, che quindi non in sudarabico, ma secondo l'ordine alfabetico del sudarabico. Quindi questi due documenti che sono stati trovati, diciamo, nella Palestina meridionale e a Ugarit, naturalmente sono importanti perché ci dicono che in quell'area lì, nel secondo millennio, c'era già costituito l'ordine meridionale, diciamo l'ordine che poi sarà della tradizione, quindi della tradizione araba, quindi naturalmente questo è importante per la questione dell'origine, insomma, di questa tradizione. Ed è un po' questo, insomma, quello che cerco appunto di, che spiego nella, in questa parte. Dalla tabella si vede poi anche appunto entrambi gli alfabeti subiscano un'evoluzione, diciamo, naturalmente paleografica, grafica attraverso il tempo. E quindi la paleografia, diciamo, lo studio quindi dell'evoluzione grafica come strumento di datazione, è stato, diciamo, molto utilizzato negli studi sudarabici, ed è per questo che qui appunto ho creato proprio questa pagina in cui un po' menziono, diciamo, quali sono stati gli studi, diciamo, più importanti. Naturalmente lo studio, diciamo, che ha un po' rivoluzionato, diciamo, l'approccio paleografico allo studio, alla datazione delle iscrizioni sudarabiche, è stato quello di Jacqueline Pirenne, che era una studiosa, insomma, la quale ha lavorato però solo sull'alfabeto monumentale. E la studiosa appunto Pirenne ha, diciamo, intanto ha cercato di mettere in atto, diciamo, di avere un approccio quanto più oggettivo, di fare quindi della paleografia una vera e propria scienza, insomma, oggettiva, e aveva a disposizione all'incirca 500 foto e sui 700 facsimili. Siamo alla metà del 1900 e quindi studia appunto le lettere sudarabiche. Intanto, per esempio, le suddivide, diciamo, per forma, e per esempio qui avete per esempio ci sono le lettere diciamo rettangolari come questa, oppure le lettere rettangolari con apice diacritico, quindi come nel caso dell'S1 del CAF, e poi ci sono lettere con a cerchi e a cupola e così via. Quindi una prima, diciamo, suddivisione, diciamo, in forme dei caratteri le permette poi di individuare quelle che sono le lettere diciamo più diagnostiche, proprio per appunto per l'evoluzione. E lei quindi Pirenne, diciamo, evidenzia tutta una serie diciamo, di innovazioni irreversibili che caratterizzano appunto la scrittura monumentale sudarabica. E per esempio se vedete la lettera N, si nota come ci sia un passaggio, diciamo, da angoli che sono angoli retti ad angoli invece acuti. Un'altra innovazione è il tratto. Il tratto, diciamo, è sottile e unico, ma poi si spessisce. E soprattutto cominciano, diciamo, le estremità si allargano e quindi diventano, diciamo, praticamente a triangolo. Quindi è un'ulteriore, diciamo, innovazione irreversibile appunto a cui va incontro la scrittura sudarabica. E, quindi diciamo che le linee generali della Pirenne, di questo studio fatto dalla Pirenne, restano valide, però la sua ricostruzione storica diciamo, della cultura sudarabica invece era sbagliata, perché la Pirenne datava, diciamo, i regni sudarabici alla metà del primo millennio a.C., quindi molto più tardi di quanto invece sia in realtà, perché appunto adesso si collocano all'inizio del primo millennio. Quindi la paleografia, diciamo, in assenza poi di quelli che sono i modi più diciamo, tradizionali, no? di datazione diciamo, appunto delle iscrizioni, come le liste regali per esempio, è stata molto usata negli studi sudarabici, però con risultati diciamo, che spesso appunto, sono sbagliati dal punto di vista storico. Adesso diciamo, attualmente non c'è ancora alcun accordo né sostanziale né terminologico su quanti periodi effettivamente ci siano, insomma, appunto, siano veramente quelli fondamentali nell'evoluzione della scrittura. Lo stesso Peter Stein, che è l'autore appunto di questa tabella, recentemente ha proposto, qui diciamo sono grossi periodi, ma lui propone invece 4 periodi con degli stili, diciamo, appunto all'interno di ciascun periodo, quindi con una terminologia del tutto diversa rispetto a quella di Pirenne, quindi insomma dovremmo in realtà cercare anche di trovare un accordo, diciamo, in questo, da questo punto di vista. Naturalmente la paleografia non può essere, diciamo, un metodo usato da solo, diciamo, per la datazione e l'iscrizione, deve essere invece accompagnato chiaramente, insomma, da altri elementi, quindi testuali, eccetera. Per quanto riguarda invece l'alfabeto minuscolo, intanto, diciamo, è noto negli studi sudarabici soltanto dagli anni 70 del secolo scorso, quindi diciamo, circa 100 anni dopo la prima iscrizione sudarabica e monumentale, e anche diciamo, l'alfabeto minuscolo quindi va incontro ad un'evoluzione. Intanto si può vedere da questa tabella come nella fase, diciamo, del periodo antico anche il minuscolo, cioè il minuscolo assomiglia al monumentale, cioè significa che chiaramente la scrittura, diciamo, è stata creata da un sistema unico che poi appunto si è differenziato. Il minuscolo sudarabico si caratterizza per un'inclinazione verso destra dei caratteri e un prolungamento poi delle aste inferiori verso sinistra, e diciamo, l'evoluzione porta quindi da un lato all'allontanamento dal segno corrispondente in monumentale, dall'altro anche alla perdita di specificità di alcuni caratteri, perché diciamo, molti caratteri finiscono appunto per assomigliarsi. Prendete per esempio il B che è questo con lo Ain che è questo, e sono praticamente identici. Anche la serie invece della S1 del Kaf sono appunto molto, e dello Alif, vedete come si assomiglino, quindi naturalmente è difficile, diciamo, poi la lettura del minuscolo è molto più complicata di quella del monumentale. Anche qui c'è stato appunto uno studio paleografico fatto da Jacques Rickmans già agli inizi, quindi già, diciamo, negli anni 70, che resta tuttora valido, quindi è riuscito ad individuare appunto diversi 4 periodi principali di evoluzione proprio diciamo, dei segni. A questo punto vi farei vedere quindi dalla pagina degli esempi di scrittura. Quindi qui ho cercato, diciamo, di mettere appunto le iscrizioni che mi sembravano graficamente più indicative e, diciamo, con una datazione anche certa, naturalmente per altri motivi, non solo grafica. E, andando qui anche, diciamo, con un intervallo di all'incirca 3 secoli poi alla fine, diciamo, come evoluzione, quindi distinguendo naturalmente tra il monumentale e il minuscolo, insomma. E la prima iscrizione è un'iscrizione su bronzo, quindi forse diciamo, non è troppo indicativa, cioè, però è un'iscrizione arcaica che quindi diciamo, risale all'ottavo secolo. È però importante forse perché dà l'idea di come già all'inizio quindi della storia, diciamo, di questi regni la scrittura sia perfettamente formalizzata, e non soltanto la scrittura ma anche proprio l'idea, diciamo, del documento iscritto, perché questo è un altare, diciamo, scritto da un re che quindi mette i suoi simboli regali appunto sull'oggetto stesso, e è un testo che dal punto di vista storico anche ci dà l'idea, insomma, diciamo, già di un ambiente, diciamo, perfettamente appunto formalizzato anche dal punto di vista politico, perché ci sono già i grandi attori poi appunto del periodo antico della storia sudarabica. Per quello che ci interessa però è un testo, diciamo, bustrofedico, quindi come lo sono, insomma, le iscrizioni più antiche, quelle iscrizioni sudarabiche più antiche. Ma forse da questa iscrizione vedete, avete un po' più l'idea, insomma, proprio diciamo, dello stile arcaico, e qui quindi potete riconoscere diciamo, gli angoli retti. Questa è la M perfettamente chiusa, 2 triangoli, e anche la proporzione, diciamo, tra altezza e larghezza dei caratteri è indicativa, diciamo, per una datazione delle iscrizioni, perché se prendete questa iscrizione che è all'incirca del VII e la comparate con questa, per esempio, che è invece leggermente, diciamo, successiva, vedete come la proporzione tra, appunto, larghezza e altezza è cambiata, quindi sono, diciamo, i caratteri sono più stretti, la M è sempre chiusa ma è piuttosto allargata e gli angoli sono ancora retti, ma c'è un accenno, diciamo, ad angolo acuto, non so come si vede, ad angolo appunto acuto, e quindi appunto siamo nel VI secolo e il simbolo è sempre lo stesso, perché si tratta ancora di un'iscrizione regale, diciamo, del regno di Sabaʿ. Andando avanti nel corso del primo millennio, quindi avanti Cristo, qui siamo nella seconda metà del primo millennio avanti Cristo, e questa iscrizione intanto presenta un tratto di incisione più accentuato, più spesso, un principio, diciamo, di ispessimento all'estremità dei caratteri con questi triangoli. La famosa M, che è questa, è ormai aperta, perché non è più, diciamo, con i due triangoli chiusi perfettamente, gli angoli sono ormai acuti. Quindi, diciamo, si vede appunto un'ulteriore, diciamo, evoluzione. Vado ancora oltre, arrivando alla fine, diciamo, del primo millennio avanti Cristo e l'inizio, diciamo, dell'era cristiana, con questa iscrizione dove lo stile quindi ulteriormente evoluto, in particolare la M è completamente ormai diciamo arrotondata, lo wow, quindi questo segno è ellittico, è schiacciato, non è più circolare, la S2 è invece diciamo a dorso arrotondato, e se mi sembra che ci fosse una S2 qui, questa, vedete, è ancora, diciamo, spigolosa, mentre in questo caso, eccola, è a dorso appunto arrotondato. Quindi dopo l'era cristiana, per fortuna riusciamo a datare con più sicurezza, diciamo, le iscrizioni, perché ci sono molti più dati storici all'interno dei testi. Le iscrizioni sono datate con un sistema non più, diciamo, per eponimo, ma un sistema di datazione lineare per ere, quindi siccome si conosce, diciamo, all'incirca l'inizio di queste ere, possiamo datare anche i documenti e quindi fare delle genealogie anche regali che sono più certe, e questa la datiamo con sicurezza alla metà, diciamo, alla metà del III secolo d.C. e vedete come dal punto di vista grafico è, ormai la scrittura sudarabica ha questo aspetto più barocco, diciamo, rispetto alla semplicità, alla linearità, diciamo, dei testi più antichi, e c'è il solito, ormai c'è appunto questo triangolo pronunciato all'estremità, la S2 che vi ho fatto vedere prima a dorso arrotondato, qui invece è ormai a forma di sigma greco, e la R, anche questa, diciamo, prima cioè, ha una forma, diciamo, diversa e ondulata, diciamo, rispetto appunto alla fase arcaica. Finisco, diciamo, appunto con gli esempi proprio più tardi, dove, come vi ho detto, diciamo, le iscrizioni negli ultimi, diciamo, 2 secoli della storia sudarabica sono per lo più a rilievo, sono quasi esclusivamente a rilievo, e in particolare questa che ho messo per il VI secolo, quindi d.C., è un'iscrizione datata, quindi la datiamo a 559 d.C. e vedete come quindi appunto c'è questo effetto. Ora qui i caratteri sono ancora abbastanza separati tra di loro, quindi è facile, diciamo, da leggere, però a volte l'effetto è molto confuso, perché, diciamo, gli spazi scolpiti all'esterno, intorno ai caratteri, diciamo, sono molto limitati, e quindi c'è questo effetto proprio diciamo, che rende la lettura difficile. Qui vedete come la wow è quasi, diciamo, con 2 cerchietti separati, ma soprattutto come le l'elemento del triangolo che ricorre, no, come innovazione grafica, ormai è utilizzato anche come un elemento decorativo di alcune lettere, come per esempio si trova qui, quindi non soltanto alla base dei caratteri ma anche all'interno, diciamo, delle lettere stesse, quindi diventa proprio un elemento di decoro. E poi, diciamo, la D interdentale, che non vi ho fatto vedere prima, qui comunque ha, diciamo, le aste appunto oblique, e quindi qui siamo, diciamo, alla fine praticamente della cultura, diciamo, sudarabica, e la scrittura è cambiata, diciamo, radicalmente. E poi ho messo, diciamo, 3 esempi anche di bastoncini. Qui abbiamo solo il facsimile, ma diciamo all'inizio, quindi, come vi ho detto, è molto simile alla scrittura monumentale, ma poi appunto si assiste appunto a questa evoluzione diciamo, della scrittura, nel senso proprio di una maggiore incurvatura, diciamo, dei caratteri, e per arrivare, diciamo, alla fase finale, quindi che è questa, in cui c'è un'esasperazione del prolungamento, diciamo, delle aste sia orizzontali che verticali, e come dicevo prima, la perdita di specificità di caratteri, perché vedete, diciamo, questi gruppi di lettere che si assomigliano molto, quindi la lettura appunto diventa più difficile proprio perché i caratteri hanno perso la loro specificità. Non so che io no, ah sì, ho l'orologio. Terminerei con, a questo punto, le risorse online, perché comunque questo portale appunto naturalmente si concentra anche proprio su ciò che è disponibile nel mondo della rete, appunto, che possa aiutare comunque alla comprensione, insomma, della cultura sudarabica, in particolare però della scrittura, quindi mi sono concentrata soprattutto, diciamo, su questo. Nelle varie sezioni, quindi, diciamo, in cui è strutturato il portale, ho cercato di inserire naturalmente quelli, diciamo, i link che mi sembravano più importanti, per esempio, diciamo, una lista delle riviste di settore che appunto che possono essere recuperate anche online, quindi per fortuna accedendo, insomma, comunque dal server dell'università, o diciamo quindi si può appunto su JSTOR o su altri portali come il Per Sé, per esempio. Si può quindi scaricare, diciamo, tutta una serie di estratti appunto che riguardano l'Arabia meridionale. E per quanto riguarda poi c'è una sezione dedicata, diciamo, alle istituzioni e ai principali progetti, quindi diciamo relativi all'Arabia meridionale, e quindi non ho, diciamo, incluso solo parzialmente, diciamo, il resto dell'Arabia, dove comunque, diciamo, ci sono scritture diverse, quindi anche culture diverse, però quindi appunto c'è la British Foundation for the Study of Arabia ed altri centri che, insomma, dove si studiano un po' tutte le culture dell'Arabia. E poi soprattutto, secondo me, è importante la parte relativa ai musei e alle collezioni, perché appunto le iscrizioni sudarabiche si trovano, diciamo, appunto, sono conservate naturalmente nei musei dello Yemen, ma anche diciamo, in molti musei europei. Questo qui, diciamo, un po' mi collego, diciamo, a una pagina che è relativa alla scoperta dei documenti. I primi viaggiatori, diciamo, in Arabia meridionale sono della fine dell'Ottocento, quindi essenzialmente austriaci, e quindi ho messo, diciamo, il link a uno dei musei che conservano, diciamo, una collezione importante, come il Kunsthistorisches Museum di Vienna. E naturalmente i musei dello Yemen, invece, vi rimando al nostro portale, dove abbiamo, diciamo, messo, diciamo, tutta la lista dei musei yemeniti dove abbiamo lavorato appunto con dei progetti in passato, e di cui abbiamo quindi schedato la collezione, inventariato la collezione e messa, diciamo, appunto online. La parte, diciamo, relativa alla bibliografia, qui oltre, diciamo, alla pagina di bibliografia del portale, sul portale Mnamon, ho messo anche la pagina che rimanda al nostro sito, dove appunto c'è una bibliografia estensiva, insomma, sulle iscrizioni e sulle, quindi anche sulla scrittura, diciamo, sudarabica. Attualmente siamo impegnati, appunto, con la scuola, con i tecnici della Scuola Normale Superiore, nella pubblicazione online delle iscrizioni relative all'intera penisola araba, quindi un progetto, diciamo, grosso, che vorrebbe, appunto, mettere online non soltanto le iscrizioni, diciamo, sudarabiche, ma anche quelle, appunto, dell'intera penisola araba, e quindi siamo impegnati attualmente nella digitalizzazione delle iscrizioni, e qui quindi naturalmente per noi, diciamo, è lo strumento più importante per lo studio diciamo, dei documenti provenienti dall'Arabia meridionale, e anche quindi per chi è interessato proprio all'aspetto più relativo alla scrittura. Rai, finito. Grazie ancora, era molto chiaro, e speriamo, appunto, che anche questo sia un grosso arricchimento per lo strumento, diciamo così, di lavoro che vuole essere Mnamon. Approfitto semplicemente, poi do la parola a persone che sono infinitamente più competenti di me su queste cose. Vedere adesso le immagini selezionate per il portale mi ha un po' ricreato la stessa sensazione che avevo avuto nell'occasione di visita a musei e soprattutto alla mostra. Mi ricordo forse 10 anni fa l'Istituto di Mondo Arabo a Parigi. Cioè, una cosa che impressiona, lo splendore, la bellezza straordinaria di molte di queste iscrizioni, in contrasto con la, diciamo, modestia, per non dire peggio, del supporto delle immagini. Quindi, essendo un po' abituati a mettere un po' in relazione testo e immagine, di cui ci sono, appunto, in tante culture esempi rilevanti di livelli alti di entrambe, o qualche volta addirittura il contrario, ecco, si ha questa impressione di una estrema perfezione, un inquadramento veramente, rivederle alcune sono di una perfezione formale straordinaria, sono schemi proprio che, tipo lo stoichedon greco al meglio quasi troviamo, e invece su sculture che sembrano veramente, almeno non dico neanche al gusto nostro, ma chiunque sia abituato a un minimo di, non è solo un fatto di organicità o astrazione, ma proprio di modestia o splendore di immagine e testo. Ecco, questo è uno, mi ricordo c'erano degli esempi incredibili lì. Ecco, questo cosa significa? Che l'iscrizione prevale, che la scrittura ha un valore eccezionalmente elevato, di gran lunga superiore a quello dell'immagine, o è un fatto semplicemente, non dico casuale, ma di una scelta particolare, una decorazione, un gusto del decorativismo spinto solo al calligrafismo estremo, diciamo, non lo so. Ecco, o c'è qualcosa di più, cioè che la scrittura è qualcosa che ha un'importanza e una centralità forte, al di là che la leggessero tutti o no, o pochissimi, insomma. No, infatti... la ringrazio per questa domanda. Penso che, cioè, innanzitutto dipenda dal valore che i sudarabi ci davano alla scrittura, perché e questo, diciamo, riguarda anche il tema relativo all'alfabetizzazione, diciamo, no, in Arabia meridionale, a cui ho dedicato anche una pagina nel portale, nel senso che la quantità di documenti farebbe pensare che, diciamo, la maggior parte della popolazione sudarabica sapesse scrivere o potesse scrivere, diciamo, un documento. In realtà diciamo, esistono almeno 2 livelli, insomma, di uso della scrittura, e di cui, diciamo, i documenti epigrafici che noi abbiamo rispecchiano, diciamo, il primo, cioè quello relativo alle scuole scrittorie, quindi è la scuola scrittoria, diciamo, delle città sudarabiche, quindi della corte o dei templi, che crea, diciamo, appunto queste iscrizioni, che devono, come dicevo, essere viste, non per forza capite, perché nel caso di una iscrizione su rupestri incisa su una roccia alta, diciamo, 20 metri, nessuno la potrà mai leggere, eppure, diciamo, i sudarabici, eppure, diciamo, lo scriba del re si è, appunto, arrampicato e ha scritto, diciamo, il testo. Quindi sicuramente la scrittura, diciamo, ha un valore, diciamo, politico anche, e E anche, diciamo, il punto di vista artistico è comunque, se vogliamo, una forma d'arte, diciamo, una delle forme d'arte, insomma, dell'Arabia meridionale. Al testo scritto si adatta un po', diciamo, anche la rappresentazione figurativa, quindi artistica, questo è chiaro, diciamo, una lastra come questa in cui, diciamo, c'è il fregio diciamo, il fregio superiore che incornicia, diciamo, quello che è il testo, quindi il valore chiaramente è tutto, diciamo, incentrato sull'iscrizione e la raffigurazione ha solo un valore, appunto, decorativo. Naturalmente l'arte sudarabica, diciamo, quindi moltissimi oggetti d'arte chiamati così, oggetti d'arte, sono iscritti, e quindi c'è comunque, appunto, rapporto tra oggetto e testo, però l'arte sudarabica, diciamo, è un campo a sé, nel senso che è una materia anche abbastanza giovane, ma dove comunque adesso si riconosce una specificità, se vogliamo, propria, quindi che si allontana magari dal gusto, insomma, a cui siamo abituati, ma che ha effettivamente appunto non so dov'era, dei caratteri, diciamo, appunto, propri. In una stele, diciamo, come questa è chiaro che qui, diciamo, il messaggio qual è? Che si tratta, diciamo, del defunto, e quindi c'è il nome proprio, appunto, della persona che è morta, però e non siamo di fronte a un ritratto, perché non è il ritratto, diciamo, della persona che è nominata appunto sulla base, ma nello stesso tempo, diciamo, accanto a delle caratteristiche un po', diciamo, primitive, o comunque che non danno, diciamo, troppa importanza, per esempio, diciamo, ai dettagli anatomici del corpo. In ogni caso direi che in questo caso lo sguardo, quindi il volto, diciamo, di questa persona, anche se non si tratta di un ritratto, ha comunque, diciamo, delle caratteristiche comunque particolari. Quindi la storia dell'arte sudarabica è diciamo, nel corso, appunto, del suo sviluppo, anche delle influenze esterne, quindi un po' come i sudarabici viaggiavano, quindi vedevano delle cose diverse, quindi questo si riflette anche nei diversi periodi storici nell'arte sudarabica, quindi ci sono anche oggetti di ispirazione diciamo esterna, quindi nel primo periodo l'ispirazione più vicino orientale, più mesopotamica, più siro-anatolica, e invece in epoca ellenistica, dall'ellenismo in poi, insomma, oggetti di ispirazione anche, quindi classica, sempre attraverso, insomma, l'Oriente ellenizzato. Quindi però sicuramente, diciamo, la scrittura, ha ragione, insomma, ha un'importanza centrale Non si sente. Per lo streaming, allora. Allora, ringrazio Alessia che ormai 10 anni fa faceva il dottorato con me a Firenze per questa presentazione. Volevo solo chiederti perché, magari c'è negli esempi di scrittura, quell'iscrizione di Qaryat al-Faw in naturalmente scrittura sudarabica, ma testo, ora si usa dire Old Arabic, ma una volta si chiamava proto-arabo, okay. È su una interessante, su quella pietra tonda, cioè tondeggiante. Questa? No. No, è stata pubblicata. Scusa, no, pensavo. No, è stata no, dico, magari. Ah, sì, ho capito. Hai capito qual è. È interessante perché appunto il sudarabico è usualmente considerato dai semitisti una specie di miniera di fonemi consonantici, cioè per convenzione, naturalmente, perché è la scrittura che riproduce il maggior numero di fonemi, a 29 fonemi, 29 grafemi. Il problema è sempre questo di questa terza sibilante che non si sa che fine faccia poi nell'arabo, e questa iscrizione Qaryat al-Faw è importante perché forse è uno dei pochi strumenti che abbiamo per capire che fine ha fatto S3, no? Considerato che nell'arabo, nel cosiddetto proto-arabo, sembra che ci siano solo S1 e S2. Naturalmente la questio centrale, come venivano articolate? Domanda difficile naturalmente da risolvere, però per dire che il sudarabico, come molte scritture semitiche di tipo alfabetico, o come avrebbe detto Bonfante, di tipo alfabetico consonantico, viene utilizzata poi per scrivere diverse lingue. Ecco, visto che c'era la Sabaʿ ebraica di Garbini, Ecco, e questo mi spinge a spostarmi alla questione dell'alfabeto, dell'ordine alfabetico. Considerate queste nuove testimonianze, possiamo avere qualche nuovo dato in favore della famosa teoria garbiniana che questi due ordini alfabetici si originarono entrambi in area siro-palestinese, o diciamo in quel tavolato siro-arabo che secondo Garbini è un po' il crogiuolo dove nascono anche diverse innovazioni morfologiche e sintattiche in seno alle lingue semitiche, e che poi tramite l'addomesticamento del cammello vengono traghettate dalla Mesopotamia meridionale lungo l'Arabia orientale, poi Wadi as-Saut, quindi casualmente il Wadi as-Saut sbuca proprio a Qaryat al-Faw, e lì questo ordine, diciamo, come si dice tradizionalmente meridionale, si insedia e quindi è attestato in Sud Arabico, etiopico e via discorrendo, naturalmente bypassando tutta l'esperienza nordarabica, perché ecco, questo è un po' uno dei problemi della teoria. Allora, primo, ci sono nuovi dati, quindi forse questa teoria può essere corroborata in qualche modo più cogentemente dimostrata. E infine questa storia dei bastoncini. Io non avrei nessuna remora a definire corsiva la scrittura dei bastoncini, perché in aramaico abbiamo scritture che arrivano all'età moderna, al Medioevo. Pensiamo alla scrittura rashi derivata dalla scrittura quadrata, e le chiamiamo corsivi, cioè il fatto che le lettere siano separate è un puro dato, come ha dimostrato Navè, è un dato direi puramente culturale, cioè non è una... Da un punto di vista tecnico si può dire benissimo corsivo. Grazie ancora. Sì, infatti, no, allora, sulla questione dell'origine, diciamo, della tradizione alfabetica meridionale, araba, eccetera, quindi effettivamente... per esempio, diciamo, di recente, per individuare quello che è, diciamo, l'alfabeto proto-arabo, no? Da cui poi sarebbe sviluppato, insomma, anche l'alfabeto sudarabico, si è cercato un approccio, diciamo, è quello di cercare un luogo che effettivamente sia un po' in contatto poi con il nord, perché comunque è indubitabile, insomma, che le tradizioni alfabetiche, bene o male, si siano, diciamo, poi sviluppate in quella regione. Quindi c'è per esempio un articolo di Robin che anche sempre sulla questione dell'S3, della presenza dell'S3, ha proposto per esempio l'oasi di Taimà come un centro che effettivamente aveva sin dal pieno secondo millennio a.C., ormai con gli studi archeologici della missione tedesca, quindi dimostrato che Taimà ha una storia, cioè, molto, molto antica, quindi dal punto di vista, si vede dal punto di vista archeologico questo contatto con l'area appunto del Levante già in pieno secondo millennio, quindi potrebbe essere, diciamo, un po' il punto in cui si sviluppa questo proto-arabo, da cui poi, diciamo, discende l'alfabeto sudarabico, però d'altronde mancano, diciamo, documenti in proto-taimanita, quindi che siano così antichi, mentre invece apparentemente, diciamo, la datazione a carbonio 14 di questi testi in corsivo su bastoncino potrebbero invece risalire, diciamo, alla fine del secondo millennio. E tra l'altro, diciamo, sulla presenza dell'S3 ci sono comunque, diciamo, sono state fatte delle ipotesi di una sua possibile presenza anche in taimanita, anche se lì, diciamo, c'è una diatriba sull'interpretazione di quale segno e se effettivamente si tratti o meno, insomma, dell'S3 o meno, insomma. E sì, poi hai ragione, insomma, sulla questione del minuscolo corsivo, sì, sono d'accordo. Guardando il monumentario, vedrai che ci sono anche affinità col greco. Cioè, questo, alcune lettere possono essere prese per lettere greche. E questo sì, è esatto. Un fatto casuale, cioè uno sviluppo casuale, anche perché poi a quanto pare la datazione più recente è molto in alto, no? No, diciamo, perché prima si datavano alla metà del V secolo, al V secolo, ora si datano in alto, per cui presuppongono queste lettere che l'alfabeto greco sia appena sviluppato, per cui mentre diciamo, si poteva pensare con una datazione più bassa un influsso greco, qui non possiamo pensarlo. Sì, lei ha centrato proprio diciamo, la questione importante che ho omesso effettivamente di dire, diciamo, che riguarda il lavoro paleografico di Jacqueline Pirenne, la quale diciamo, lei riteneva che l'alfabeto sudarabico derivasse dal fenicio, cosa appunto adesso si è visto che è sbagliato, e collocava diciamo, alla metà del primo millennio a.C. le prime testimonianze grafiche diciamo, dell'Arabia meridionale, proprio perché doveva giustificare quello che secondo lei era uno sviluppo nel senso di una formalizzazione rispetto al fenicio, no? Quindi la perfezione si raggiungeva diciamo, col sudarabico e aveva bisogno di qualche secolo diciamo, appunto, perché si attuasse, e però questa perfezione diciamo, appunto, della scrittura sudarabica secondo la Pirenne era dovuta all'influsso civilizzatore, come diceva lei, della Grecia. Quindi Pirenne essenzialmente spiegava diciamo, la scrittura, appunto, la perfezione, la regolarità, la geometria insomma, della scrittura sudarabica con un'influenza greca. Quindi, però naturalmente adesso facciamo lo stesso. Ma allora questo problema di queste lettere che si rassomigliano, come viene spiegato? Sì. C'è lo spirito, no, c'è uno spirito universale che fa le volte delle lettere. No. Perché ci sono delle cose, anche il beta, ci sono delle forme che assumono, però è attraverso ammesso che i prototipi siano palestinesi, esatto, anche perché diciamo sì, il problema è che ci sono anche lettere, cioè c'è tutta questa galassia di iscrizioni di area sinaitica che ancora non è stata collocata, per esempio, che hanno l'ordine alfabetico come si dice meridionale, ad esempio, sì. E lì forse giustamente di nuovo dico, per quanto in un certo senso lui lo avesse fatto anche un po' per scardinare certo tipo di logica, e lì aveva ragione Garbini, dire beh, spiegateci perché su queste rocce che non si possono spostare qualcuno ha fatto dei segni molto simili al sudarabico e con un ordine alfabetico, quindi se l'origine dei prototipi è quella è chiaro che il greco rientra. Comunque a margine della Pirenne dico che la civilizzazione del greco operata dalla Pirenne lei la applica a tutte le scritture che ha analizzato, anche al siriaco, cioè il siriaco nasce e diventa elegante quando viene in contatto con Apamea, con Antiochiano, prima è una scrittura di pecorai siriani e poi ad un certo punto. Grazie. Una curiosità. I nomi delle lettere che si usano, le lettere arabe, sudarabico, o si usano delle altre convenzioni? No? Non ho capito, scusi. I nomi delle lettere, sì, sudarabiche sono dati in base ai nomi delle lettere arabe? Sì, o dell'ebraico. Sì. No, chiedevo questo, se avevano una denominazione diversa, non è esattamente la stessa.